Miau miau miau. Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo, incredibile, esilarante, fantastico e soprattutto nuovo video. Nuovo non a caso perché abbiamo finalmente un prodotto da poco lanciato sul mercato che ha fatto ingolosire molti di voi, soprattutto quelli che sono più fan del GBB. GBB, gibbone. Stiamo parlando del Vector GBB, ovvero il Vector, che tutti conosciamo e amiamo, in versione gas blowback, quindi che ha un caricatore a gas, stavo cercando il tasto di sgancio come l'M4, e ha un caricatore a gas dove mettete dentro i pallini e cicla come la controparte reale, più o meno, lo andremo ad analizzare meglio. È diventato famosissimo grazie ovviamente a Resident Evil 4, no sto scherzando, era grazie a G.I. Joe la vendetta dei Cobra, no sto scherzando, era ovviamente grazie a Call of Duty, in particolare Black Ops 2 che l'ha lanciato e poi in generale è una replica abbastanza futuristica, abbastanza cyberpunkiana. Tagliando corto dobbiamo guardare e vedere tante cose, prima di tutto capire se questa replica GBB riesce a migliorarsi rispetto alla controparte AEG, quali sono le migliorie che hanno implementato e soprattutto se è migliore di quello della KVA. Sigla. Per me è incredibile poter mettere le mani su una replica di questo tipo, perché non tutti in Italia ce l'hanno, non tutti in Italia la trattano e non tutti in Italia fanno delle recensioni incredibili e belle come quelle che facciamo noi da M Tactical Shop. E lo shop non è a caso all'interno del nome, perché implica che ci sia anche un negozio. E provate a dire che cosa fanno i negozi? Esattamente, vendono attrezzatura di vario genere. La nostra però non è di vario genere, ma è attrezzatura airsoft, real life. Però se rido da solo sembro stupido, scusa, eh. Volevo dire real steel, ma fa niente, comunque arma vera, military equipment e tanto altro. Trovate ovviamente il link in descrizione, ci potete trovare direttamente da mtac.it. Tutto fantastico, ma cominciamo a capire meglio come è stata realizzata questa replica, da dove viene e un paio di note sulla sua controparte reale. Il Vector è una replica nata all'inizio del 2000 e che ha avuto purtroppo, lo so, sappiatelo, scarsi utilizzi all'interno dell'ambito militare, perché sì, molto innovativa grazie a questo coso qui, in particolare ovviamente upper e lower receiver così grossi sul davanti che sostanzialmente permetteva di non far o far rinculare pochissimo l'arma. Peccato che questi design, come spesso accade, sono poi poco pratici nella realtà e rimane quindi una replica vera, ovviamente, che viene utilizzata principalmente da privati o contractor o chi se la vuole comprare e utilizzarla. Ma fortunatamente a noi non ce ne frega niente perché giochiamo a soft air e quindi questo tipo di design va a pari passo con i nostri bisogni, perché più le repliche sono particolari più è facile far sì che all'interno ci stiano dei componenti che a noi servono per far sparare suddette repliche. Prima cosa degna di nota è che, proprio come la controparte originale, non rincula quasi niente, né questo GBB né quello AEG, quindi sono stati veramente molto fedeli. Ovviamente questa replica è prodotta da Crytac, sono gli stessi che hanno prodotto il modello AEG e che hanno prodotto la Maxim 9, ragazzi. Pistola incredibile che io possiedo, che mi piace un sacco e che ha questo stile futuristico cyberpunkiano. Tutto fantastico, tutto incredibile, quindi hanno deciso di fare questo modello GBB, quindi che spara a gas, perché tutti quanti lo volevano, perché già esisteva un modello sempre del Vector che sparava GBB, che era della KVA, ma faceva abbastanza cacare, detto internos, e ovviamente non aveva i loghi originali, che invece lui ha. Tal proposito, visto che mi dovrei già avvicinare per far vedere i loghi, vediamo anche un po' di dettagli. Ci sono dei loghi Chris un pochino ovunque, come potete vedere, addirittura anche qui, perché anche qui sulla sicura, che viene coperto dal selettore quando il fucile è insicura, così ovviamente possiamo andare a sparare e vedete che nel proiettile c'è una piccola V. Quanti loghi mettiamo sul Vector? Sì. Partiamo dai materiali di cui è composta la replica. È fatta tutta in plastica. No, non è fatta tutta in plastica, brutto imbecille, ma è fatta in polimero, in particolare in fibra di vetro, come la controparte originale. Ovviamente i polimeri non sono minimamente quelli che troveremmo su un Vector vero, ma sono fatti veramente molto bene. È molto superiore al Carbontech, che già di per sé è un ottimo polimero e devo dire che è veramente fatto bene. Non stona, non vi verrebbe da dire, ah ok, è un plasticone che deve emulare qualcosa di vero, ma sembra tutto abbastanza ben fatto, soprattutto perché poi dopo combacia in maniera perfetta. Se infatti
Ovviamente la parte in plastica serve a tenere fermi i componenti metallici all'interno. Nel calcio, per esempio, troviamo una cura ancora più alta e troviamo un polimero ancora più duro, ancora più pesante, che vi permette di bloccare la replica su di voi e non sentire il minimo gioco, che è abbastanza importante perché ovviamente questi prodotti subiscono tanto stress e devono poter resistere. Visto che questa è una replica GBB, un'altra cosa molto importante è sicuramente il caricatore, che per vostra somma fortuna non solo è molto leggero perché pesa malapena 350 grammi, ma anche la valvolina di ricarica giusto qui di fianco. Non la troviamo quindi sul fondo del caricatore, ma è direttamente qui in alto, una scelta che personalmente apprezzo molto, anche perché così il caricatore rimane pulito qui sotto, non rischia di finirvici dentro l'impossibile. Il caricatore si chiama MagX 2, finto calibro 45, teoricamente tiene 60 pallini, troviamo la scanalatura frontale, quindi il caricatore non è completamente coperto, si vede che è una replica anche quando lo andate a inserire. Come detto, tiene 60 colpi ed è ovviamente a green gas. Stanno producendo anche una variante di questo caricatore a CO2, perché ve lo spiego più avanti. La cosa molto figa è che dovrebbe essere compatibile con i caricatori Glock, tra tantissime virgolette, quindi quelli della Maxim 9, per intenderci, che produce Kraita. Il caricatore è molto interessante perché ha questa parte nello stesso polimero di cui troviamo fatta la replica e la parte superiore invece che è in alluminio. È un bel prodotto, è fatto bene, 60 colpi sono più che sufficienti e soprattutto è abbastanza leggero, non è di quei caricatori veramente pesanti che vanno ad appesantire ulteriormente una replica che insomma non ha bisogno di essere pesante. Per tutto il resto non solo c'è Mastercard, ma è uguale all'altro Vector, se non che ovviamente la parte dell'otturatore non vede quello sportello a 45 gradi che trovavamo nel modello AEG, perché emula quello vero. Quindi quando andiamo ad armare, infatti, vediamo che si va a muovere l'otturatore. In questo caso rimane indietro perché non ho il colpo. Se io adesso andassi a inserire un caricatore nuovo con, per l'appunto, un pallino lì dentro e volessi andare ad armare almeno il primo colpo, farlo sparare come arma vera, mi basta andare a premere il bolt release. Sì, esatto, sono un Vector, sono incredibilmente complicato senza che ce ne sia bisogno. Troviamo tutta questa serie di tasti e comandi un pochino spaesanti, si può dire spaesanti, facciamo che lo dico. Questo Vector mantiene, come anche la controparte reale e quella AEG, gli stessi problemini, a mio avviso, che aveva l'altro, ovvero che c'è una quantità di leve, tasti, accessori, tutti conglomerati qui, che all'inizio possono spaesare. Ovvero che troviamo il tasto di rilascio dell'otturatore qui, il tasto di sgancio del caricatore qui e la leva d'armamento qui di fianco. Il selettore di fuoco, che è ovviamente colpo singolo, raffica da due colpi e automatico, e giusto più dietro la sicura. Così ovviamente è inserita e così no. Possono essere tanti comandi, forse per voi, per me lo sono, ma allo stesso tempo la stessa capacità di incamerazione di nuove nozioni di una scimmia, quindi io non sono forse l'esempio migliore da prendere. Non sono un uomo intelligente. Vabbè, insomma, non sono il migliore a dover imparare a usare piattaforme nuove, ma non è niente di folle. L'unica cosa che secondo me è folle è che ci siano tasti di sgancio del caricatore sia sulla parte destra che sulla parte sinistra, la sicura selettore o il selettore della sicura ambidestro, il selettore di fuoco, perché sono due diversi, ricordo, ambidestri, ma il bolt release non è ambidestro e nemmeno la leva d'armamento. Una nota così che volevo fare neanche a Crytek, ma proprio a Chris Vector. Figo, bravi, però non tutto è perfetto. Potremmo rendere anche queste ambidestre. E anche il calcio ovviamente si va a chiudere solo in quella direzione lì. Quindi se poi siete mancini ve lo trovate in mezzo ai coglioni. Così, devo rompere il cazzo, lo sapete. Un'altra cosa molto figa è che ci arriva ovviamente con la possibilità di montare direttamente il coprifiletto. Non uno spegnifiamma, ma un coprifiletto, perché ovviamente non va a variare minimamente il tipo di muzzle flash che esce lì davanti. Ad ogni modo, però, è un'aggiunta che è abbastanza piacevole, come molto piacevole il fatto che abbiano incluso ovviamente delle tacche di mira abbattibili da poter aggiungere e un altro rail che si può aggiungere qui di fianco tra i vari accessori. Altra nota importante, sì, tutto in polimero, ma i due rail, sia questo che è ovviamente fisso qui sotto, che quello laterale aggiuntivo che potete andare a montare, sono in alluminio, non sono in plastica, perché va bene risparmiare ma non così tanto, quindi questi qui comunque su cui dovete andare ad abitare della roba sono fatti molto bene. Come già detto, tutta la replica è in un polimero veramente ben fatto in fibra di vetro ed è tenuta insieme da tutti questi pernetti che vedete qui in giro, che sono molto importanti perché permettono alla replica di stare insieme. Visto che siamo finiti a dire delle banalità, vorrei passare a parlare delle performance.
L'ho già detto, a me il Vector piace. Piace come estetica, ma non piace tanto sul lato della ergonomia. Mi spiego peggio. Ci sono tutta una serie di cose che mi fanno capire che se nella realtà non lo utilizzano, un motivo c'è. Questa è una replica che è perfetta per il CQB. È corta, è compatta, non mi interessa più di tanto dover andare ad armeggiare perché giocherò principalmente in singolo a sicura tolta a inizio game, quindi vado letteralmente a togliere la sicura lì e non sposto nient'altro e non ho così tanto bisogno di andare ad armeggiare grazie a un caricatore da 60 colpi più di tanto con armamento, disarmamento e via discorrendo. Tutto vero fin quando però non gioco delle partite veramente impegnative in urbano. Allo stesso tempo è un GBB, quindi ditemi voi quando mai andrete a competere in maniera competitiva per l'appunto in game CQB in urbano con questo. Devo dire però che mantiene perfettamente il peso, soprattutto grazie alla sua forma molto piccola, perché completamente esteso in questo modo rimane comunque più utilizzabile, più ergonomico all'interno di un ambiente CQB rispetto a un MP5, che rimane, a mio avviso, una delle repliche migliori per giocare in CQB, solo seguito dall'MP7, ovviamente, solo seguito dall'MP9 e basta, non c'è più nessun altro. Ad ogni modo, sì, tanti tasti, sì, tante leve, però come bilanciamento ci siamo. L'unico altro punto, prima di passare ad altro, che mi sento di dirvi, è che c'è un piccolissimo elemento da prendere in considerazione quando andiamo a cercare di montare degli organi di puntamento optoelettronici, ovvero che la canna è qui, il rail è qui. Cioè, del divario, soprattutto quando andiamo poi a montare un tipo di ottica con rialzo, quindi bisogna tener conto che non siamo perfettamente allineati perché la canna non esce qui, ma è un pochino più sotto, quindi la height overbore, che non so come si traduca in italiano, comunque il collimamento che c'è da fare da dove il pallino rosso è e dove il pallino andrà a uscire e in che punto i due si incontreranno per andare a tarare correttamente l'ottica, va fatto e bisogna farlo con attenzione, altrimenti puntate alla gente al petto e il pallino gli arriva in faccia. Questo lo dico per i più smanettoni di voi, perché tanto agli altri non interesserà minimamente. Per fare un cappello su ergonomia, funzionalità, tanti tasti, bisogna imparare a utilizzarlo, altrimenti rischiate di avere dei casini e se mettete troppa roba sulla parte frontale, ovviamente la replica si sbilancia, perché ha il grosso del suo gearbox e di tutti i componenti, ovviamente in questo bel bisteccone qui davanti. Lo so, sto parlando da tanto, ma è una replica molto complicata, molto interessante e ci sono due ultime cose da dire importanti. Uno, la regolazione dell'op-up. Eh sì, perché ovviamente non vado a trovare l'op-up all'interno di questo vano qui, che infatti è fatto diversamente, come nella replica AEG, ma la vado a trovare qui sopra. Cioè questo bel buchino, proprio lì, all'interno del quale devo andare a mettere una brugola per regolare l'op-up. È segnato da che parte devo regolare l'op-up? Assolutamente no. Sarò fiscale, sarò cattivo, però trovo che sia giusto un attimo importante segnare da che parte devo andare a regolare l'op-up. Però attenzione, perché non tutto il male viene per nuocere, perché sì, non è segnato in che direzione vado a regolare l'op-up, l'ho trovato ovviamente sul manuale di istruzioni presente all'interno della fantastica scatola Crytek, però si sono salvati mettendo dove normalmente attaccheremo la batteria, quindi nell'impugnatura, il vano con... cosa ci sarà mai dentro? Esatto, delle AirPods. Rimettiamo le AirPods all'interno del vano di ricarica, esatto. Vabbè, e c'è questa fantastica brugolina che non solo ci permette di andare a regolare l'op-up girandolo in una direzione o nell'altra, ma anche di allungare di poco, un paio di centimetri, anche il calcio. Quindi se lo vogliamo andare ad estendere un po' di più, potete farlo. Io sono particolarmente alto, particolarmente con le braccia lunghe, tipo Michael Phelps, ma non trovo minimamente la necessità di andare ad allungarlo di 2 centimetri, perché non serve a niente. Però se volete, potete farlo. Questa è la morale di fondo. Prima di darvi le mie conclusioni finali su una replica molto interessante, però è il momento di sentire cosa da dirne lui. Ciao ragazzi, sono War. Mi piace. Bruh. Ah, le conclusioni finali. Le conclusioni finali più sofferte della mia vita, perché è vero che questa è una replica nuova, cioè nel senso, però personalmente avrei preferito vedere qualcosa di più. Nell'effettivo la replica è fatta bene, è ben bilanciata, il caricatore non è troppo pesante, funziona molto bene fin tanto, questo è importante, che si sta su temperature abbastanza calde, questa replica non performa bene quando le temperature sono basse, e questo bisogna dirlo perché è abbastanza importante, ecco perché stanno producendo dei caricatori proprio come questi però a CO2, che serviranno se lo volete utilizzare anche d'inverno. D'altronde noi inverni rigidi rigidi ne abbiamo veramente pochi e per veramente poco tempo, quindi è un problema che in Italia ce lo possiamo anche dimenticare.
Per tutto il resto c'è Mastercard, tanto per cambiare, giusto che questa battuta è stata fatta poco. Per tutto il resto la replica, come detto, è fatta bene, è Crytek, non ci si deve aspettare tanto di diverso. Diciamo che avrei preferito vedere qualcosa di nuovo, magari un rinculo più secco al posto di un rinculo completamente o quasi assente, qualche elemento in più, un sistema pop nuovo, non lo so, mi ha stupito di più, di rimbalzo, la Maxin 9 che questo Vector. Ma voglio fare una precisazione, questa replica è per gli amanti di questa piattaforma. Chi vuole un Vector prende questo, perché ha performance migliore degli altri, perché può essere comunque andato a modificare poi successivamente, perché hai tutto il parco accessori che è già compatibile con quello della versione AEG, quindi è una replica appena uscita che ha già tutti gli accessori fuori. Il Vector lo prendi se ti piace, quello che abbiamo sempre detto anche sul modello AEG, e scendi a compromessi con questi piccoli problemi. Detto ciò, basta, spara bene, non potete usarlo d'inverno, e se volete un Vector GBB che spari, GBB che abbia i caricatori da 60 colpi, che abbia tutte le pippolate di noi che vogliamo il realismo, andate con questo. Lo so, sarebbe stato più divertente un finale bombastico, esplosivo, gigantesco, però nella realtà quello che c'è da dire è questo. Trovo che sia una bella replica che però non si è impegnata abbastanza. Siete d'accordo con me? Non siete d'accordo con me? State scrivendo che mia madre fa lavori che non sapevo nemmeno io facesse? Beh, a questo punto potrete venircelo a dire direttamente in faccia questa domenica, perché saremo a Camp Phoenix. Se non lo sapevate, adesso lo sapete ed è comunque troppo tardi per venire. L'abbiamo però fatto sapere sui nostri social, ragazzi. Dovete tassativamente venirci a seguire, perché sennò perdete comunicazioni importanti come questa. A proposito di social, vi ricordo che abbiamo anche TikTok e Facebook. Veniteci a seguire anche lì e soprattutto fate un salto da M Tactical Shop, dove potete acquistare questa replica, vedere delle specifiche più tecniche, perché sapete che a me gli interni non piacciono, perché tanto avete tutto un bel listone di tutto quello che c'è dentro e potete trovare anche gli accessori da andare ad accoppiare a questo incredibile modello. O, se il Vector non fa per voi, un sacco di altre attrezzature da soft air, outer, bla 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 bla. Vi ricordo inoltre che c'è anche il mio canale personale dove pubblico ogni tanto dei video abbastanza stupidi, sempre inerenti al mondo tattico, che potrebbe ingabbiare la vostra attenzione. Visto che ormai siamo arrivati al punto in cui io delirio, fateci sapere se il video vi è piaciuto lasciando un mi piace, lasciando un commentino, senza insultare per forza le nostre madri, e come al solito, stay angry. E chi la vuole sapere tutto e io glielo devo poter dire. Ultimi due elementi.